Bene, salve a tutti amici, ben ritrovati. Io sono Sammy Terry ed eccoci qui per un episodio di God of War. Siamo tornati con Kratos e Atreus. Ho deciso di registrare gli ultimi episodi e non fare in live per poter giocare al meglio questo gioco e vivere in maniera più specifica, diciamo, in maniera più migliore, diciamo, il finale, così da poter anche essere più lucido che modo nella spiegazione e altro, visto che manca davvero poco. Nell'ultimo episodio, parte della live, noi riusciamo a trovare la runa nera per raggiungere Elfheim e abbiamo anche lo scappello magico per permetterci di appunto incidere la runa nera. Quindi siamo pronti per poter arrivare in Elfheim in modo del gigante e spargere finalmente le ceneri della moglie di Kratos, anche se secondo me non andrà così semplice. Bene. Andiamo avanti con questa avventura, vediamo cosa si aspetterà. Per scoprirlo, bastare avanti. Beh, per scoprire cosa accadrà, bastare avanti. Quindi, bando alle ciance e che viaggio ben inizio. Let's go! Ebbene, eccoci qui a Ponte di Tir, vediamo un po' cosa ci aspetta ora. Si diventa. Affronteremo Baldur in qualche modo, visto che già mai ha mettuto l'ira dei dei di Odino, uccidendo uno dei figli di Thor. Vediamo un po' cosa. Non ci aspetterà in quella sala. Due Kratos, Atreus è qui. Bravo, figlio. Dirò a Sindri che sono qui. Voglio vedere che faccia fa. Io l'ho taciuto troppo a lungo, ma tu devi mantenere il nostro segreto. Non dovremmo essere aperti come Tyr. Tyr aveva segreti e per ottime ragioni. Proteggere la gente. È saggio essere discreti. Ma non bisogna mentire agli amici o ai familiari. Sindri capirebbe e farebbe lo stesso. Non temere. Vedi. Allora, sei contento di essere giunto nella terra dei giganti? Sì, ma anche triste che il viaggio sia quasi finito. Oh, se arrivassimo a Jotunheim e non trovassimo più giganti? Non farebbe differenza esaudire il desiderio di tua madre, è ciò che importa. Ah! Oh, non ve ne andate. Sarò da voi tra 2 secondi. Padre, posso dirglielo? No. Dirmi cosa? Che ti sei messo questo in bocca? Oddio, sto per vomitare. Non sto scherzando, mi viene da ribe. Non è niente. Storie di famiglia. Oh. Ah. Oh. Io potrei raccontarvi un paio di cose sulla mia famiglia. Fammi indovinare. Tuo fratello non è bravo quanto te e il suo lavoro fa schifo. Tutte cose vere. E allora? Non fai altro che parlarne in continuazione. Fa qualcosa al riguardo, chiudi il becco almeno. Ho capito. Sì, siamo stufi di ascoltare i piccoli problemi della piccola gente. D'accordo? Mi hai ferito. Diamo un'occhiata alle tue armi ora. Comunque davvero brutto, ma Atreus era trattato. Ok, sei un dio, ma questo non ti rende meglio degli altri. Purtroppo è passata questa che voleva evitare a Kratos. Dare, diciamo, una vita normale, non così. Come fa entrare Atreus come gli altri dei, ossia si frega degli altri, Come avessi letteralmente, sforzato. ok? Atreus però. Oh, ragazzo, calma, ti devo fare il convinto. Perché l'hai trattato in quel modo? Sono stufo, parla sempre del fratello. È vero, ma non serve a niente fartelo nemico. Deve sapere la verità, anche se fa male. È stato inutile e scortese. La verità conta più della cortesia. Tua madre non approverebbe. Non era un dea. Volta potremmo aprire, mi sa. Perché non la fai portare a me adesso? No. Perché no? Siamo quasi arrivati. Ce la posso fare. Davvero? Dopo quello che hai detto di lei, ne dubito. Cosa? Che non era una dea? Era meglio di una dea. E non osare mancarle di rispetto. Ok, allora portatela da solo. Ragazzo, top. Dobbiamo aprire qui.
Sarà nascosta, scoperta camera nascosta di Odino. Questo luogo sembra una prigione. Questo spiegherebbe la potente serratura magica. Ma c'è di più. Sento come se laggiù qualcosa ci stesse aspettando. I presagi nefasti sono il tuo forte, ragazzo. Che genere di cosa? Non so. Qualcosa di potente. Mi sembra che ci andiamo allora. Qualcosa sia, ragazzo. Ce la no. Siamo arrivati fin qui. No. Ma sì, se vale. Qui è fuori zona, lo eviterei sicuramente. Perché qui mi sto allontanando. Occhio, ragazzi. Una valchiria in carne e ossa. Non conosco avversari più temibili. Non attacca. Lo sa che siamo qui. Ah. Oddio. Andiamo via. E preoccupiamoci della missione principale, ragazzi. Non facciamo testa. Mi sono mancata tante queste catene del caos. Se sapevi che eravamo dei, perché hai creato fuori quella storia che Odino ci avrebbe seguito per impedirci di arrivare a Jotunheim? Non era più semplice dire che ci vogliono morti perché siamo dei e ci considerano una minaccia? Non possiamo escluderlo. Odino ha modi subdoli e i suoi scopi sono... Ah, basta parlare di Odino e della sua famiglia. Ok, ragazzo, ormai ce l'hai più un caso degli altri, solo di se stesso. Ma noi non lo siamo, neanche Tyr, né Freya. Gli dei Aesir sì che sono cattivi. E sai una cosa? Odino ha ragione. Siamo una minaccia per loro, perché li conosciamo e possiamo batterli. Possiamo? Beh, non tutti. Non ancora. Magni ci ha attaccato ed è morto. Non sono migliori di noi. E rimpiangeranno di essersi messi contro di noi. Cavolo, non sono mai a ruota libera. Libertà vuole dire quello che vuole, siamo imbattibili. Cioè, grazie che tu hai un Kratos sulle tue spalle, come pare, no? Col cavo che eri qui, ragazzo, scusami. Sei stato bravo, però il Kratos ha fatto il costo del lavoro, eh. Siamo, c'è il cervo gigante, no? Secondo male. E infatti. Oddio. Thor! Ha incolpato me! Me! Per ciò che avete fatto a Magni! Mio padre mi ha chiamato codardo. Direi che ha fatto molto di più. Vattene, o ci penseremo noi a finirti. Vi ucciderò. No. È sconfitto. Non serve ucciderlo. La pagherà per ciò che ha detto di mia madre. Ho detto no. Ma siamo dei. Possiamo fare quello che noi vogliamo. È quello che ho detto a tua madre poco prima di scoparmela. Che cosa hai fatto? È molto meglio di quello di mia madre. L'hai ucciso contro la mia volontà. Hai perso il controllo. Non mi hai insegnato tu a uccidere. Io ti ho insegnato a sopravvivere. Siamo dei, ragazzo. E quindi dei bersagli. Da ora fino alla fine dei giorni sei segnato. Io ti ho insegnato a uccidere, sì. Ma per poterti difendere. Mai per divertimento. Ma a nessuno importava di lui, comunque. Che differenza fa? Ci sono conseguenze se uccidi un dio. Perché? Come fai a saperlo? Come fai a saperlo? Modera quel tono, ragazzo. Come ti pare?
ormai Atreus niente. Qua anche un po' coppia di Kratos, perché lui doveva dire tutta la verità a Atreus. Che loro ci sono suo padre, ha ucciso Dei, cosa è successo alla Grecia, che è andato in malora. Quindi c'è delle conseguenze, c'è un dio. Ma soprattutto c'è dentro in sé il tenere segreto, forse è questo il vero problema di Kratos. Vabbè. Però Atreus anche lui, ormai si è molto la testa, cioè ormai crede di essere invertibile. Oddio, no, morti no, mostra. Anche se prendessimo il cavallo, la lotta contro il drago ha rotto l'altra piattaforma. L'hai scordato? E che facciamo ora? Oddio. Abbiamo trovato la prova per salire, sì. Bellissimo, grazie a Gio che mi ha detto dove andare. E no, non ho visto. Beh, torniamo alla vetta, no? Allora, cosa ragazzo? Vieni che ti butto giù questa botte, eh? Non imparo se non mi segui. Non segui le mie lezioni. Ho fatto tutto ciò che mi hai chiesto. Volevo solo la verità. Dove hai preso le lame di fuoco? Le nascondevi? Uccidere un dio ha delle conseguenze, no? L'hai fatto con quelle lame. Chi altri hai ucciso prima di me? Ed è qua Kratos che non parla, di avete. Mi hai sentito? Ti ho sentito. E non sono cose di cui parlare. Non costringere. Ci deve parlare però, quindi la verità. Quello che ha fatto è orribile. Mimir, indovina. So tutto ciò di cui ho bisogno. Non ho altro da imparare. Ah, congratulazioni. Fratelli, state attenti. I segni sui muri delle gallerie indicano che è da poco passato un drago. Abbiamo già ucciso quel drago. Ah, davvero? Sì. Bene, com'è andata? Stiamo qui. Che ha preso il ragazzo? Ok, no, di qui. Qui non ci cercheranno mai. Andiamo per il tesoro. A me lo fa solo, bravo, almeno questo fa cosa solo a me. Andiamo, di qua, muori! Fermo! Ok ragazzo. È morto? Ce l'abbiamo fatta, sì. Sono tanto che villa, che è? Si gira che c'è la concentrazione, ok. E altre cose? Vabbè. Vediamo qui. Io lanciamo lì e boom boom boom. Vabbè. D'argento, cosa c'era? E come possiamo andare? Salute. Quindi qua ragazzo, cos'è? Un troppo tesoro. Ciao. Un vero amico vi aiuterebbe, quindi salve. Sì, un vero amico ci aiuterebbe. Grazie Sindri, sei un grande. Perdono, mio figlio che è un coglione. Ci andiamo di qua, penso, sì. La vecchia. Molto prima, quindi posso anche non aprirla quando vengo i mostri. Ci serve un premio da prendere sicuramente, però certo, non, per me non ne vale la pena. Sono molto forti, a me però noi siamo deboli, quindi regno di Nebbia sblocca il regno di Nilfheim. Nilfheim dovrebbe essere il regno, non mi ricordo Nilfheim dove fosse,
Qua c'è il fuoco da fare. Andiamo, voi due. Questo silenzio è snervante. Ci stiamo solo concentrando. Ci siamo quasi. Eh sì. Finalmente. Pronto a... Ragazzo, la runa. Cioè io me la scritta devo aprirla io? Ma... Incidi così. Incidevo. Ok, come l'altra botta segreta. No, ho sbagliato. Vabbè, oh. L'ho fatta. Wow, Jotunheim, ci siamo. Bellissimo, non è vero? Mi ricordo che una volta... Fratello, attento! Ti sono mancato. Ragazzo, corri! Attraverso il ponte! No! Anch'io sono un dio! Posso farcela! Lascialo! No. Sul serio? Baldur, lasciali stare! Prendi me invece, farò qualsiasi cosa! Io ho sempre creduto di aver bisogno di te! Ma sei solo muscoli! E ora scopro che è il ragazzo... Ti ha cervello! No! Hai rotto la porta! L'unico accesso agli Yotrai! Stupido figlio di puttana! Allontanati da qui. Sì. Mi raccomando, piccolo, scappa. Lascia che sia Paparino a fare il lavoro sporco per te. Lasciami stare! Calmati, ragazzo. Tu non sei pronto per questo. Io sono pronto! Prova! E io che credevo che la mia famiglia fosse incasinata. Oh, tuo padre ha ragione. Sei tutt'altro che pronto. Ora tieni questo per me. Grazie. Atreus! Di arrenderti! Stai! Già, mio figlio! Sì, ragazzi, non so se c'è una facecam oppure... togliermi... Dove sparare? Ok, parliamo tutto. Oddio, non male. Non possiamo. A destra, ok. Non mi colpire, guarda, no. Non mi colpire. È buggato, come dove sono. Non sono io. Bravo Paldo, grandissimo. Ah, ok. Debole.
No, mi ha colpito. Mi fermerò, maledetto. Pezzo in due. Che bello. Perché non morite? Sì, sta grado, bravo, cazzo. Così. E fattene, va. Ma adesso tutto a sinistra, non vado sì a destra. Vai casa, dai, così, giù, dai, giù. Devi dormire. Ciao Baldur, a me aspetta, ciao Baldur. E vabbè, questo dopo che avevo ritornato, ma del fine del mondo, colorato. Io sotto mezz'ala, va. Dobbiamo fare, no, sono caduto. Bello. Oddio, arriviamo, che è una cometa. Ragazzi, finiamo qui questa prima parte e ci vediamo subito dopo per la seconda parte, che me ne sarebbe, si dividerà troppo lungo, quindi salto, a dopo!